Lunedì 22 luglio, buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, buon inizio di settimana a tutti. Una settimana che inizia con questo contenuto. Mattina, di primo mattino il contenuto lo voglio dedicare alle sorprese che mi aspetto, perché io credo e voglio parlarne con voi che non sia tutto quanto così scontato quello che ci raccontiamo da settimane. E allora, quello che mi aspetto in questa settimana e nel breve, in questo contenuto, prima di farlo, come sempre, se non siete iscritti al canale YouTube, iscrivetevi, è gratuito, cliccate il pulsante iscriviti, azionate la campanella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostra compagnia. Dunque, ad oggi abbiamo raccontato tante volte quelle che sono le priorità. Quelli che sono i movimenti di mercato, quello che la Juventus e Cristiano Giuntoli stanno elaborando, stanno facendo da giorni e giorni. E non è un mistero ormai che la volontà è quella di chiudere quanto prima l'operazione Theoncup Miners. Vi ho raccontato anche quanto io ritenga pericoloso il protrarsi di una trattativa troppo per le lunghe, perché molto spesso in passato ci racconta e il passato ci dice che quando le trattative vengono poi portate avanti eccessivamente a lungo, finiscono per naufragare. È quello che può succedere, dico può, uso il condizionale, come spesso ho usato il condizionale. Poi ci sono coloro i quali, anche qui bisognerebbe aprire una parentesi, ascoltano solo quello che gli fa comodo e ti criticano se dai una notizia, ti criticano se non l'hai data, ti criticano perché io l'avevo detto, ti criticano perché io non l'avevo detto, però l'avevo preannunciato. Insomma, uso il condizionale perché ovviamente non ho la verità in tasca, non sono un veggente, non leggo nel futuro, ma può succedere che se non la chiudi l'operazione Theoncup Miners possa naufragare, fermo restando che è l'obiettivo dichiarato, che non è uno specchietto per le allodole, che non è un depistaggio. La Juve vuole fare Theoncup Miners. È assolutamente certificato che Cup Miners è l'obiettivo numero uno del mercato di questa stagione estiva 2024 di Giuntoli e della Juventus. Però io dico la verità, così come è successo con Juan Cabal, mi aspetto che di qui alla fine del mercato, e tra l'altro anche abbastanza nell'imminente, possa uscire una sorpresa dal cilindro di Cristiano Giuntoli. La sorpresa non la voglio necessariamente riferire ad un sostituto di Cup Miners, che resta l'obiettivo dichiarato e numero uno, però mi aspetto che qualcosa possa accadere e non escludo nemmeno che nelle sorprese che potrà riservarci Cristiano Giuntoli, perché io resto convinto, ma ribadisco, è una mia convinzione, che anche alla voce uscite possa emergere di qui ad agosto, dove per agosto non intendo il primo di agosto, ma intendo agosto inoltrato, anche una sorpresa. E allora bisogna cercare di ragionare e di andare a scovare, a capire dove eventualmente queste sorprese potrebbero nascere. E su questo sto lavorando, sto cercando attraverso i miei contatti, attraverso le conoscenze, di capire se ci sono nuovi nuovi, se ci sono orizzonti più lontani di quelli che abbiamo raccontato fino ad oggi, per individuare un eventuale possibile acquisto della Juve invece dei soliti noti. Anche Todibò non è un mistero che la Juventus lo stia inseguendo, non è un mistero che la Juventus stia trattando, che abbia già l'accordo con il giocatore attraverso il suo entourage, che stia trattando con il Nizza per un prestito con obbligo di riscatto. E questo ve l'avevo già detto tempo fa, ve lo confermo, la Juventus procederà nella trattativa per Todibò con il prestito con obbligo di riscatto, prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma in questa settimana io non escludo che possano uscire 1/2 calciatori. Credo che Mattia Sulè sia inevitabilmente l'indiziato numero uno ad uscire, ma ritengo anche che la posizione di Hausen sia una di quelle posizioni da tenere ben monitorata giorno dopo giorno, perché qualcosa là può succedere. Poi sappiamo che ci sono altri calciatori in uscita dalla Juventus e quindi penso che siccome Giuntoli sa perfettamente che per muoversi uno esce e uno entra, indicativamente il discorso è questo,
Poi, se c'è da fare uno sforzo per anticipare un possibile pericolo, la Juventus lo ha dimostrato, lo ha fatto. Ma il concetto è uno esce, uno entra. Per cui, sono convinto che in questa settimana, per sbloccare anche le trattative in entrata fondamentali per regalare a Thiago Motta quanto prima la rosa al completo, ecco, qualcosa in questa settimana possa accadere. Già questa, appena conclusa, ero assolutamente convinto che sarebbe uscito un calciatore con il nome di Sulé in cima alla lista. Non è avvenuto, ci sono stati più di un contatto, ci sono state più di una trattativa con più di una squadra, quindi siamo nell'ordine delle idee della uscita del calciatore, siamo nel momento in cui davvero un giorno può essere decisivo o l'altro, insomma, può essere decisivo per l'uscita. E poi siamo prossimi in questa settimana in cui la Juventus appunto è impegnata nel suo mini ritiro in Germania, nel quartier generale dell'Adidas, ad osservarla nella sua prima uscita stagionale che, se non ricordo male, sarà venerdì contro il Norimberga al Max Morlock Stadium, che guarda caso deve essere tanto incuriosito quanto lo stesso io stesso. Lo sono, entusiasta della prima conferenza stampa, entusiasta di questo nuovo clima che si è creato attorno alla Juventus, entusiasta di vedere all'opera una Juventus che certamente mi dà qualche motivazione e qualche idea, qualche motivo per avere la curiosità di vedere qualcosa di diverso rispetto al recente passato. E quindi il Max Morlock Stadium, che se non ricordo male, annovera circa 50.000 posti a sedere, è tutto sold out. Evidentemente, ripeto, c'è grande curiosità di vedere la Juventus all'opera nella sua prima uscita stagionale per capire il lavoro svoltosi in qui da Thiago Motta, quali orientamenti definitivi prenderà, quali saranno i giocatori su cui Motta, diciamo, cercherà di puntare e soprattutto come Thiago Motta cercherà di disporre la propria Juventus se in un comunque modulo, diciamo, a conduzione variabile, il cosiddetto calcio liquido, perché nel calcio di Motta non ci sono ruoli ben definiti, o perlomeno non tutti i ruoli sono ben definiti, c'è molto movimento senza palla, ci sono molte interscambiabilità di ruoli, ci sono molti inserimenti dei centrocampisti, molti movimenti, ripeto, senza palla. Di conseguenza, capire quale può essere la base di partenza per arrivare poi ad uno sviluppo che possa prevedere movimenti che ci faranno capire meglio come intenderà disporre la sua Juventus, su quali centrocampisti puntare, su come diciamo, utilizzare i giocatori gli esterni d'attacco. Insomma, sono tante le curiosità alle quali io personalmente non vedo l'ora di trovare risposta. Venerdì, prima di uscita stagionale dalla Juventus di Thiago Motta, prendetemi col beneficio del dubbio, perché mentre mi parlo non ho avuto modo ancora di riverificarlo, ma se non ricordo male sarà ore 17 contro il Norimberga. Questo è certificato, mi sembra ore 17. Max Morlock Stadium di Norimberga, tutto esaurito. Quindi curiosità mia, curiosità di tutti di vedere la Juve all'opera. Una Juve che, ripeto, in questa settimana, secondo le mie sensazioni, perderà almeno uno barra due elementi che devono uscire per fare spazio e soprattutto concedere disponibilità economica per andare a chiudere le operazioni che la Juventus e Cristiano Giuntoli si sono ovviamente prefissati di portare a termine. Koop Meiners e Todibo in questo momento sono prioritari, vediamo se saranno chiusi entrambi e per chiudere torno sull'argomento il piano diabolico di Giuntoli, perché è un contenuto che ha destato molto interesse e mi fa molto piacere. Io, come sempre, quando racconto non lo faccio per il like né tantomeno per illudere qualcuno, lo faccio perché evidentemente ho avuto delle determinate informazioni. Aggiungo che non ho mai dato quella trattativa come possibile in chiusura per la Juve, come possibile e facilmente raggiungibile soluzione, quella che mi era stata raccontata e che vi ho riproposto, ma guarda caso, la trattativa tra Calafiori e l'Arsenal, che la stessa Sky Sport aveva dato come saltata, nel momento in cui ve l'ho raccontata per quello che era il piano diabolico, ha ripreso vigore,
e dal giorno dopo, non perché ve l'abbia detto io, ma perché evidentemente sotto si stava veramente lavorando a un possibile inserimento, un possibile sgarbo, chiamiamolo così, da parte della Juventus, guarda caso l'Arsenal è tornato sul giocatore per andare a chiudere la trattativa, trattativa che ancora non è ufficialmente chiusa, ma che sembra ben avviata alla chiusura, e quindi Calafiori sarà molto probabilmente un calciatore dell'Arsenal. Questo per dirvi che quando si raccontano le trattative o le idee di andare a fare determinate trattative, non lo si fa, ripeto, tanto per, ma perché evidentemente qualcosa di fondato sotto c'è, e soprattutto bisogna sempre ascoltare bene, perché non ho mai detto che la Juventus avrebbe fatto quell'operazione, anzi l'ho detta che per me è molto molto difficile, ma era un'idea sulla quale Giuntoli stava lavorando. Ditemi cosa ne pensate, ci sentiamo presto, come sempre, commentate fino alla fine. Ciao!